Ciao! Allora, dato che nell'ultimo periodo sto usando veramente tantissime maschere viso, volevo fare un video riguardante proprio tutta la collezione delle mie maschere viso e corpo, perché ho anche due chicche da farvi vedere, un po' diverse dal solito. Parto subito però con le maschere viso, perché ne ho davvero tantissime e ho deciso di dividerle più che altro per negozio shop online o negozio fisico, appunto, dove poterle acquistare. Parto con quelle più semplici da acquistare, benvenuto Oni nel video, che sono quelle che si possono trovare da Sephora. Allora, da Sephora si possono trovare, certo, la tua coda nel video. Dai, vai su da qualche parte. Bravo. Perfetto. Ecco, guardami dall'alto. Allora, da Sephora vi dicevo si possono trovare le maschere, almeno quelle che io ho testato, le maschere quelle appunto in cotone, in fibra, in tessuto, ecco. E si possono trovare sia quelle viso, adesso hanno un altro pack, io ho ancora il pack vecchio, che sono appunto delle maschere da tenere in posa 15 minuti e sono di vari tipi. Questa ad esempio è al melograno ed è defaticante ed energizzante, e però appunto di tutto. Sia delle maschere viso che di quelle occhi ci sono varie appunto tipologie. Di quelle occhi io ad esempio ho quella alla rosa che è ultra idratante e illuminante, quella al miele che è nutriente e equilibrante e quella al loto, al fiore di loto che è idratante e lenitiva. Queste sono maschere che ho fatto spesso, ma che appunto, come vi ho già detto, secondo me hanno più. Io non vedo un effetto istantaneo, probabilmente hanno un effetto, se fatte regolarmente a lungo andare, però a me piacciono le maschere che diano un effetto abbastanza istantaneo lì per lì quando le fate, proprio come un trattamento d'urto. Quindi queste diciamo che sono più che altro forse da fare, ogni tot, sempre però, insomma. Una o due maschere a settimana, poi magari in base alla tipologia, quello che vi serve, eccetera, eccetera. Queste sono maschere che costano poco perché costano comunque 3,90 euro l'una. Avevo provato anche quella, sempre da 3,90 euro da notte, diciamo che è tipo in un vasettino, ve l'avevo fatto vedere tempo e tempo fa, che dovete lasciare in posa tutta la notte, ma quella a me assolutamente non è piaciuta perché sembrava non asciugasse mai. E quindi boh, ho paura di impacciugare le lenzuola. No, non mi è piaciuta per nulla quella lì. Altra maschera invece che potete trovare da Sephora, non in tessuto, ma appunto con la pompetta, è questa con le microbolle detossificante e ossigenante. Questa è una maschera che mi piace tantissimo perché l'effetto è istantaneo, proprio come piace a me. Dà un effetto super illuminante. Vi ritrovate proprio la pelle liscia e super luminosa. È molto particolare perché appunto si creano queste microbolle, inizia a friggervi la faccia, vi riempite di bianco, proprio tipo schiumetta, e però l'effetto è veramente, diciamo, istantaneo. Appena la togliete, la vostra pelle è realmente diversa. Altro marchio che potete trovare da Sephora è Sampar e io di questo ho provato una vera e propria maschera da notte. Questa è molto comoda perché ha il pennellino, quindi la potete stendere col pennellino, basta girare l'erogatore sulla freccettina su on. Ve la stendete, un velo comunque molto sottile, e la dovete far, diciamo, lasciare agire tutta la notte. Al mattino l'effetto è visibile perché comunque avete una pelle molto rimpolpata. Questa è la Masque Source de Nuit, che è una maschera appunto idratante e rimpolpante, e la pelle è veramente turgida, ha un bel effetto, cioè compatta, mi piace. È a un prezzo molto alto perché comunque per 50 ml. Costa 40 euro e ha effettivamente un'altra fascia di prezzo, però vi assicuro che dura tantissimo, io ce l'ho da un sacco di tempo. E anche questo ve la straconsiglio. Sempre da Sephora ho provato anche questo nuovo marchio che si chiama Peter Thomas Roth, che ha creato questo mini kit di tre maschere. Queste sono i suoi best seller, insomma, le sue maschere famose. E sono una è alla rosa, alle cellule staminali di rosa, che è un gel bioriparatore ed è proprio un gellino. L'altra è sempre un gel ed è al cetriolo, quindi va a detossificare, idratare e anche lenire.
E questa veramente lenisce molto. L'ho usata quando avevo la pelle un po' irritata perché un prodotto mi ha fatto un po' di reazione e mi ha aggiustato il tutto. E poi questa che è una maschera enzimatica alla zucca. Agli enzimi di zucca, anzi, quindi va a fare un effetto esfoliante, quindi questa è un pochino più aggressiva, leggermente più aggressiva. Il kit costa 19 euro, sono veramente piccoline, però ve ne basta poco, quindi vi dura lungo. Anche io quando l'ho visto ho detto, cavoli, 19 euro per tre campioncini praticamente. Poi però le ho sfruttate e sono ancora praticamente piene, quindi non ne serve tanto. E così potete testare le tre maschere. Altre maschere che ho testato sono queste di Estée Lauder. Questo è lo Stealth Relief Eye Mask, appunto dei patch, delle maschere in patch da utilizzare per il contorno occhi. Queste io le utilizzo, diciamo, con parsimonia, anche perché hanno un costo di 40 euro la confezione, ma in realtà ne ha 10 dentro, quindi costano 4 euro l'una, che è praticamente il prezzo di quelle di Sephora, solo che se le vendessero monodose io la prenderei monodose invece che il pacchetto da 10, ecco. Queste le ho fatte usare anche a mia madre e hanno più che altro un effetto defaticante, più che antiocchiaie defaticanti. Io ho visto quando avevo le borse, le ho utilizzate e su di lei si notava di più perché lei ha un pochino più di borse, quindi ha decongestionato la zona. Di solito le uso quando ho una serata particolare, una giornata particolare o mi sento particolarmente stanca. Ma anche queste, ottimo prodotto, me le aveva consigliate Selvaggia. E come sempre io mi fido di te, quindi le ho comprate ed effettivamente all'inizio non avevo capito bene, io pensavo fossero più molto di più anti-occhiaie, mentre invece ho trovato un'efficacia reale anti-borse. Poi vi mostro un'altra maschera relativamente nuova di Collister, che è la maschera preziosa Nero Sublime, che è appunto una maschera nera. Ed è una figata perché quando mettete questa maschera è bellissima. Io la stendo con un pennello, questa con un pennello a lingua di gatto, e questa è una maschera illuminante. Illumina, ripara e ha un effetto detossinante, scusate forse. Questa ha un costo alto perché costa 40 euro, ma sono 50 ml, quindi anche qua vi durerà veramente tanto, anche perché le maschere io le uso un bel po' oltre la data di scadenza, lo ammetto. Questa ha un vero effetto illuminante, si vede subito e vi lascia la pelle anche leggermente tesa, mi piace un sacco, ottima davvero. Altra maschera che ho sfruttato tantissimo è questa di Lizerl, che è la Brightening Treatment Mask, un'altra maschera illuminante, che sono poi quelle che io vado a, diciamo, idratanti, illuminanti, sono quelle che uso di più perché avendo un coloretto un po' spento vado sempre a dargli una sferzata di luminosità, e questa l'ho sfruttata tantissimo. Questa ha un prezzo di 21,50 euro per 50 ml, la versione con la pompetta. Perché esiste anche la versione in tubetto che costa 2-3 euro in meno. E Lizerl è un brand che a me piace molto e ve la consiglio anche questa qua, ha un vero effetto illuminante, mi piace. Avevo provato anche quella all'argilla e anche quella che è purificante, mi è piaciuta molto. Vi mostro poi Pour Parler perché le ho provate, queste di HQ, che sono facilmente reperibili nella grande distribuzione, nei supermercati. A me queste non sono piaciute, io ho quella, il trattamento effetto lifting, il trattamento bellezza lampo. Questo l'impacco contorno occhi ancora non l'ho testato, però non fanno niente secondo me. Pur essendo in crema, di solito quelle in crema sono un po', secondo me, più efficaci, non lo so, le vedo un po' più efficaci, queste no. Hanno un prezzo da grande, diciamo da supermercato, però ripeto, preferisco prenderne altre, non mi sono piaciute molto. Altro brand di cui vi ho già parlato in un video un pochino più nel dettaglio, vi rimando quel video per la parte, diciamo, più descrittiva di questi prodotti, è Phase D. Questi sono i prodotti che ho testato maggiormente. Questo invece è un prodotto che voglio far provare a mia mamma, che appunto sono dei patch per le macchie scure. Che promettono pure appunto la riduzione delle macchie scure in 15 giorni. Costa 15 euro, ma all'interno ci sono 30 cerottini per le macchiette, quindi comunque potete utilizzarli per un bel po' di applicazioni. Questa invece è una maschera che utilizzo spesso, anche questa defaticante immediata, in effetti va a ridurre molto i segni di stanchezza e le borse. In questo periodo con l'allergia ho delle borse che arrivano fino a terra e le sto utilizzando tantissimo. Questa ha un prezzo di 15 euro anche questa, e all'interno ci sono 8 applicazioni, 8 maschere, 8 per 2 ovviamente.
Ultima invece è questa che è per il viso, questa è un'idratazione intensa anti-età e all'interno ha sempre l'acido ialuronico a 3 pesi molecolari. Bisogna lasciarla agire per 20 minuti e anche questa appunto è monodosi in patch comunque. Anche questa è molto valida, costa 20 euro, ce ne sono dentro 5. Passiamo poi invece al sito BB Cream Italia, dove io ho fatto veramente un sacco di acquisti, e sia Cosmo proprio che non, e vi mostro le maschere che ho acquistato. Allora, questa è la Mind Julep Mask, famosissima maschera che sa di Brooklyn, le cicche Brooklyn, e questa è una maschera con menta piperita che va a, diciamo, a purificare la pelle. Questa è una maschera appunto per pelli miste o acneiche comunque, e ha questo appunto effetto, diciamo, come si dice, che va a ridurre l'oleosità della pelle e a minimizzare i pori. Mi piace tantissimo. Questa la faccio quando ho quei periodi con un pochino più problemini di pelle, magari il periodo del ciclo, così vado a farmi una bella maschera purificante e via. Altra maschera che ho utilizzato tantissimo, anche questa per i pori, per andare a lenire e a tonificare la pelle, è quella sempre di Queen Helene, antiossidante, Peel Off Grape Seed Extract, che appunto ha i semi d'uva. Questa ha un profumo buonissimo, è praticamente super gelatinosa e si rigenera questa maschera, ce l'ho da tantissimo, ogni volta dico madonna quanta ne faccio fuori, poi in realtà si rigenera nel vasetto. Queste maschere qua di Queen Helene, vi dico che prezzo hanno perché me le sono segnate, hanno un prezzo di 8 euro circa, ma questa la potete trovare anche nel formato da 4,70 euro, che è un formato piccino, però secondo me per provarla si può. E questa qui è appunto una maschera peel off e mi piace molto perché comunque non è un vero e proprio peel off che si riesce a rimuovere super bene, però ha un bel effetto, è molto gelatinosa e ve la consiglio assolutamente. Ultimamente poi ho fatto un mega acquisto da BB Cream Italia e ho preso un sacco di maschere viso, ve le faccio vedere, queste ancora non le ho testate, quindi ve ne parlerò poi più nel dettaglio, magari nei preferiti o negli eventuali bocciati. Allora, prima di tutto ho preso un marchio che non conosco, una maschera di un marchio che non conosco, che si chiama Etang, che è una novità, e praticamente è fatta in questo modo: c'è il vasettino, avete la vostra polverina con la palettina, dovete mettere 50 ml d'acqua, mescolare il tutto e applicarle. Questa è una maschera peel off nel vero e proprio senso della parola, dovete riuscire a togliere tutto come una maschera vera e propria. E quella che ho preso io è allo yogurt, e questa è una maschera appunto 100% naturale che va a illuminare e va a fungere da elasticizzante per la pelle. Non vedo l'ora di provarla perché questo formato mi ispira un casino. Questa è un po' caruccia comunque, è 4,30 euro per essere comunque asiatica, ora non so, coreana ovviamente. Di Miche invece, che è un brand molto conosciuto per le BB cream che io ho anche testato, ho preso appunto diverse maschere. Queste sono quelle della linea Pure Source Cell Sheet Mask, sono delle maschere in cotone, e queste appunto le ho prese sia al limone che al mango. Il limone va a dare un effetto, diciamo, lisciante e rivitalizzante, dato la presenza appunto delle vitamine, mentre invece il mango è illuminante e lisciante. E queste appunto devo ancora testarle. Devo anche testare queste della linea Real Solution, che invece ha un costo un pochino più alto perché costano 4 euro all'incirca, 3,90 euro. Ho preso quelle al collagene, quindi idratante e antirughe, e quella all'acido alfa idrossido e all'acido beta idrossido, che sono poi acido glicolico e acido salicilico, quindi vanno a dare un effetto proprio di pulizia profonda della pelle. L'acido glicolico è super, riesce a penetrare molto nella pelle ed è anche abbastanza aggressivo, quindi bisogna fare un pochino di attenzione, e l'acido invece salicilico non riesce a penetrare così tanto perché le molecole sono un po' più grosse, però comunque dà un effetto esfoliante. L'acido glicolico va a eliminare punti neri e pelle morta, quindi anche questa super purificante. Anche qua, quando ho magari un pochino più di imperfezioni, voglio provarla perché io ho tanti punti neri sul naso
però ho paura di, visto che è una pelle anche molto secca e sensibile, di andare troppo. Consigliano comunque, dopo ogni trattamento con l'acido glicolico, di mettere una protezione solare, perché comunque la pelle è un pochino più esposta perché è stata, diciamo, super purificata. Altro brand famosissimo coreano è Skin 79. Ho voluto prendere una linea abbastanza economica, costano 2 euro a maschera. Questa è la linea Fresh Garden Mask e sono maschere al, questo è al ginseng russo. Quindi è una maschera in cotone, va a rafforzare la pelle e a revitalizzarla. Anche questa da provare assolutamente. Quelle che invece mi sono piaciute di più che altro per il pack, lo ammetto, sono queste due. Queste sono delle maschere, le Animal Mask, che hanno proprio il disegno dell'animale sulla maschera, molto carine in effetti. Farò sicuramente una foto e ve la metterò poi su Instagram o su Snapchat. Comunque, sicuramente vi farò vedere come sono. E queste, quelle che ho preso sono la Dry Monkey, quindi la scimmia, che è appunto una maschera che va a dare idratazione intensa, perché all'interno acido ialuronico, e la Angry Cat, quindi il gattino arrabbiato, che ha aloe e tea tree, che quindi va a dare idratazione e a lenire. Quindi queste due assolutamente non vedo l'ora di provarle proprio per il pack, poi magari sono fuffe, però Skin 79 è un brand molto conosciuto comunque. Per quanto riguarda invece il corpo, ho due prodotti da farvi vedere. Il primo è di The Body Shop, quindi lo potete trovare o nei negozi oppure anche online, ed è della linea Spa of the World. Si tratta di una maschera a corpo. È una maschera a corpo al carbone dell'Himalaya. Ed è fantastica. La linea Spa of the World di The Body Shop mi piace tantissimo. Io ho usato la crema e anche sto usando l'esfoliante, sono ottimi. Questa appunto è una maschera purificante per il corpo al carbone, quindi è grigia, grigio scuro. Voi dovete applicarla sul corpo per una ventina di minuti, un 10-20 minuti. E va proprio a purificarvi la pelle, quindi ottima. Ha un prezzo di 20 euro, però sono 200 ml. Non dovete ovviamente applicarla secondo me su tutto il corpo, però magari sulle aree che vi sembrano un pochino più spente, quindi va a purificarle e appunto migliorarne la texture. Ottimo anche questo. E poi altra chicca di cui voglio parlarvi è la maschera per i piedi, disponibile sul sito sempre BB Cream Italia di Misha. E questa è una di quelle maschere di cui ha parlato tantissimo Clio, le maschere appunto peel off per i piedi. Sono delle maschere fatte tipo a calzino, voi dovete applicarle su per 60-90 minuti, lasciarle in posa e poi dai 3 ai 7 giorni successivi il vostro piedino si spellerà completamente, si toglierà tutta la pelle e poi si rigenererà la pelle, diciamo, andrà a togliere la pelle morta, ovviamente, la pelle superficiale morta. E ovviamente è una pelle, cioè una maschera a piedi un po' particolare. Volevo già testarla perché comunque sono super curiosa di questa maschera, ma la mia paura era quella di avere dei piedi disastrosi fra una settimana, e dato che devo andare a una comunione e ho le scarpe aperte, speriamo anche nel tempo perché qua fa anche brutto, comunque ho le scarpe aperte, quindi ho detto no, non posso andare in giro magari con dei piedi disastrati perché sicuramente poi per la legge di Murphy è così. Quindi ho detto vabbè, dopo questa, cioè diciamo da settimana prossima la faremo sia io che mia mamma, ne ho prese due. Questa ha un costo di 8 euro, quindi un pochino di più rispetto alle creme viso, però non so, voglio assolutamente provarla. Ne ho sentito parlare molto bene di questa di Misha, speriamo in bene che funzioni realmente, che mi dia comunque diciamo un bel risultato con dei bei piedini. E niente, quindi queste erano tutte le maschere che possiedo, in effetti ne ho tantissime, ma ho voluto farvi una bella carrellata di tutto quello che diciamo ho testato in questi anni. In modo da farvi vedere appunto le mie preferite, eccetera, eccetera. Quindi fatemi sapere invece quali sono le vostre maschere preferite. Scrivetemelo ovviamente qua sotto nei commenti. Se avete testato una di queste, fatemi sapere voi come vi siete trovati. Se avete appunto qualcuna da consigliarmene, come sempre, ben accetti i consigli. Io devo per forza salutare Francesca perché ogni volta mi dimentico, perdonami, però ogni volta poi finisco il video e dico mannaggia, ho già spento tutto così, e quindi perdonami Francesca, un saluto solo per te, ecco.
E niente, noi vabbè, ci vediamo nel prossimo video, probabilmente video preferiti o comunque, non lo so, devo ancora capire bene che tipo di video fare, anche qua se avete delle proposte scrivetemele qua sotto. Come sempre, non dimenticatevi di mettere un bel pollice in su e iscrivetevi al canale perché ancora non si fosse iscritto. Un bacione, alla prossima, ciao!